bella, zi. Ti ricordi quando abbiamo cominciato a provare tutte le carbonare di Roma? Per adesso abbiamo fatto Trastevere. Beh, l'altro giorno c'avevo voglia di cacio e pepe. Ne parlavamo con Fra e proviamo tutte le cacio e pepe di Roma. Vabbè, vabbè, di Roma, nel senso, no, sì, più specifico. Roma, però intanto iniziamo da Testaccio. Okay. Uno dei cuori pulsanti della capitale, uno dei posti con più locali che fanno una cacio e pepe di Cristo. Che è un termine specifico per la cacio e pepe. La cacio e pepe di Cristo? Sì. Lo sai che in famiglia mia si litiga se si dice di Cristo o de Cristo? Però se parlavi della carbonara avresti detto della Madonna, tipo. No, avrei detto comunque. No, il punto è che loro litigano, ma intanto io mangio la cacio e pepe, quindi. Per questo sei diventato così. Lo stereotipo del romano, magno bevo e tifo Roma. Stiamo a fa la colla. Mi sono preso un calippo, dubire. Lui è il primo locale dove andiamo. Da Oglio. Anche lui famigerato nel campo della cacio e pepe. Poi gireremo un po' di locali qui intorno. Iniziamo. Siamo qua, uno dei regni della cacio e pepe. Quattro generazioni di ristoratori, il proprietario Leonardo, un vero gigante, la moglie Cristina che pensa alla sala e alla spesa e se non trova qualcosa che non le piace non lo compra, il figlio Simone ai fornelli. Che poi questa cosa è nata per una discussione a caso, mo che ci penso. Stavamo a parlare su Instagram dicendo se fosse più buona la cacio e pepe o la carbonara. E eccoci qua, mi era venuta voglia. A 10.000 like facciamo matriciano o gricia. Anzi, a 10.000 like scrivi qua sotto se preferisci matriciano o gricia, così. Però 10.000 like, è tanto lo so, però io c'ho fame. Ma guarda che bello, anche se lo faccio così. E guarda la cremina qua. La cacio e pepe da Oglio, due cose per adesso. 13 euro il costo e sembra un po' poca. Sì, io mi immaginavo un padellone di pasta in realtà. Capito, bello pieno. Però davvero molto cremosa. L'aspetto è meraviglioso. Sto a schizzare a cacio dovunque, c'ho le persone accanto che si stanno a pulire mentre mangio. Però guarda pure il profumo, bello gonfio, eh. Namo. Il condimento ci sta. Il tonnarello sembra un po' troppo crudo, proprio duro. E regà, davvero, cioè ho finito il piatto dopo una forchettata, però, nel senso, portamene un altro. È un po' pochetta. Guarda però davvero, il condimento dice la sua. Il pecorino a me di solito piace ancora più carico e oggi lo assaggeremo in posti che lo fanno anche più pesante. Per adesso però, una buona cacio e pepe. Gli sta. Mo, finimo, ci alziamo e il prossimo. Dai. Ma pensa se noi iniziamo a dire sempre a 10.000 like, a 10.000 like, chiude il canale perché non escono più video. Perché non raggiungiamo i 10.000 like. Mai più. Se tipo il video della gricia. E ragazzi, siamo ancora a 800 like, aspettiamo che... Io resto a casa. Mangiamo brodini per mese fino a che non... Sai che altro le devo dire, Oglio? A parte la conduzione familiare. Loro sono legatissimi al concerto... Al concetto... Perché ho detto al concetto? Costata, crostata. Il concetto del quinto quarto a Roma. Cioè le frattaglie, tutto quello che si butta nella carne non è nei quattro tagli principali, che però si mangia, soprattutto se sei povero, per tradizione. E la famiglia di Oglio è legata anche al mattatoio di Testaccio e quindi... Tutto sto casino per dire che fanno la coratella, scusa, potevi dire fanno la coratella, sono pure bravi. Ma tu, questa tua capacità di riassumere che ti rende così sexy ai miei occhi. Ah, vabbè, no. Mo, Flavio, al ve l'avevo detto. Quali sono le particolarità di Flavio, oltre al fatto che lo amo? Flavio è un matto scocciato, ma greve, eh? Un pazzo che è riuscito a mettere il proprio amore, la propria arte, al servizio dell'enogastronomia. E eccoci qua, Flavio. Che stava a dire, Flavio è un matto perché fa cose abbastanza particolari. Matto poi per gli altri, perché queste cose particolari gli consentono di avere una cucina veramente al qua. Ad esempio, Flavio mette l'olio nella carbonara per guanciale. Francesco mi ha guardato con l'occhio a palla. Flavio usa l'acqua frizzante di Nepi per fare la crema della carbonara. Cose che secondo la tradizione sono un po' al limite, ma che... Ah, e mo vedi la cacio e pepe, guarda. Ti è. Eccola. Il profumo è la tromba degli angeli che squillerà il giorno dell'Apocalisse. È proprio il segno della fine e dell'inizio. È qualcosa di
Oh, non puoi capire, l'uroboro del gusto. Guarda, ti stai giocando tutte le metafore qui, però poi dopo, poi dopo finiscono. Però guarda, davvero, quando senti questi profumi te ne vengono di nuove. Assaggiamo. Oh, è proprio gustosa. È proprio piena. Senti il pecorino, senti il pepe. Ti riempie la bocca. A quantità siamo anche di più rispetto a olio. E viene 13 euro, che è quanto olio. Regà, complimenti. Davvero complimenti. Buona. Se mi devo sforzare, ma sforzare a trovare un particolare, stiamo a dico fra il pepe. Dovresti aumentare un po' il dosaggio. Per il resto, wow. Però c'è da dire che il pepe, la spolverata ce la sgrani, può fare. Sgrani, sgrani e sgrana. E siamo pronti per la prossima tappa, che in realtà stiamo a Barà. Abbiamo detto testaccio, però mo ci allontaniamo un attimo in zona verso più piramide, perché c'è la villetta. Un altro dei posti dove... Che ho detto? No, niente, niente, scusa. Ho detto qualcosa di male? No. Ho detto qualcosa di sbagliato? No, volevo dire che usciamo dalle porte di testaccio, basta. Te ne sai di cose, eh? Te ne sai di cose. Aiuto. Stava di la villetta, un altro dei posti dove la cacio e pepe si fa come Dio comanda. Gigi Proietti ha firmato la proposta del menù per due persone alla villetta, ed è comunque anche quello un po' core di Roma anche là. Chi è? La villetta dal 1940, un altro dei cuori del quartiere, dei quartieri. Cominciamo a pià cacio e pepe, acqua naturale, due bicchieri di rosso. Eh sì, due bicchieri di rosso. E eccola qua, pesa. Non ti ho detto una cosa, la villetta è famosa per la cofana, il piatto con cui ti portano le portate principali. Guarda che roba, guarda che roba, guarda che roba. A quantità batte chiunque, è meno di quanto pensi, eh. Però a quantità batte chiunque. Guarda che roba! Sei a zoomafra? Sì! Guarda la crema dentro, guarda! Niente male, eh! Niente male! Il profumo è molto pecorinoso, si sente poco il pepe. Chissà col tempo la cacio e pepe quanto è cambiata quando è incontro ai gusti delle persone. Per esempio diminuendo il livello dei pepe, che non è che faccia impazzire tutti, però fa impazzire a noi, quindi... La crema è un po' scarica. Però il tonnarello per la prima volta forse è cotto proprio bene. Non è che lo puoi vedere così forse, a meno che non sei un mago cuoco di livello 900, ma è proprio cotto bene. Viene anche arrotolato bene. Convince. La crema invece l'avrei fatta un po' più carica. Lo senti sto rumore, fra? Sto rumore. Che rumore è? Il fegato tuo che muore, lo senti? Oh no! Stiamo a fare le divisioni per mangiarla tutte e due. Ah, raga, comunque è proprio tanta. È proprio tanta. Questa quantità, quant'è che viene? 230 grammi di pasta ci hanno detto 16 euro. Quindi è la più costosa, ma regà, cioè a quantità stiamo... Ci mangiate in 4. Noi ci mangiamo in 2, ma non devi pensare a quello. Ce la finimo. Pure qua una buona cacio e pepe. E andiamo avanti all'ultimo posto di oggi. Comincia a fare un po' caldo, non so se è il pepe o il sole, forse tutte e due. Dagli con lo svenimento in diretta. Mo, te stavo a dire l'ultimo posto, sai qual è l'ultimo posto? Felice a testaccio. Te mi dici quindi, e invece se dici felice a testaccio a qualcuno per Roma, se gli piace mangiate, dice... Dal punto di vista culinario Felice si difende bene, tanto che da quel punto guide Michelin, albi di cucina, almanacchi, appare dovunque. Famigerato per essere un po' scorbutico e mandare via i clienti un po' più antipatici, Felice a testaccio. Due cose da notare quando arrivi da Felice: la prima, la poesia che gli ha dedicato Roberto Benigni; la seconda, il menù è magnetizzato e il tavolo è di metallo, quindi ti puoi divertire a far così. Sembra una persona totalmente normale, dissociata dal mondo. Ma no, secondo te questo qua, una cosa del genere, è cringe o siamo psicopatici, punto? Secondo me è talmente divertente che non farlo vedere sarebbe un... Sarebbe stato un... Sì. Oh, io te l'ho detto, poi ci fai quello che ti pare a te. Qua è molto bello perché quando ti portano la cacio e pepe te la girano sul posto. Infatti ecco Patrizia. Ma visto che bella!
non parlo solo della signora Patrizia che sarà gentilissima, ma pure la cacio e pepe in sé. Forse leggermente sotto a vista rispetto alle altre creme, un po' più solida, ma comunque. La cottura del tonnarello è paradisiaca. Ma davvero, cioè c'è Giuseppe qua, il cameriere, che ha detto se la dovresti descrivere, wow! Ed è vero, la cottura del tonnarello è precisa. La crema è bella spinta, ti viene addosso come un autocarro di sapore, non ha paura, non sterzerà all'ultimo, andrà fino in fondo. Il pepe è bello carico, ma anche qui non ci punge, non ti devasta male la gola. Probabilmente siamo due masochisti noi e basta comunque fra sto. A pezzo. Me però il pepe piace quando ti raschia, irrita, no? Sì. Ti irrita. Oh, lascia fa. Questa qua si combatte nei primi due posti, secondo me. Felice è proprio la colomba che passa nel cielo quando finisce l'inverno. È arrivata la primavera. Lo sai che da ragazzino ho vinto un concorso di poesia comunque? Dicevo tutte ste cazzate, 150 euro. Beh, più di quanto guadagni per un video. Ragioniamoci. Il buon Giuseppe ci voleva mantecare la pasta, invece... C'era la signora Patrizia che era tanto... Ma tu gli devi dire, me la può mantecare Beppe Russo? Vabbè, prossima volta cambiamo, venite qua... Cambiamo il nome al canale YouTube, Beppe Russo. Non mangiate se Beppe Russo non mi manteca la pasta. Facciamo una rima. Io riposto di venerdì, quindi venite tutti i giorni tranne venerdì perché non mi trovate. Non ti avevo detto il prezzo, 14 euro per una cacio e pepe felice. E detto questo... Possiamo finire, c'è un bambino che sorride, possiamo finire e alzarci e andiamo. Il bambino sta rischiando fortissimo sul marciapiede Felice Corbia Vera e Gente, però mi stava simpatico. A tra poco. Oh, dopo 4 cacio e pepe e 2 litri di vino, qua, la miglior cacio e pepe di Testaccio, qual è? Abbiamo iniziato questa avventura che ci porterà, ipoteticamente, a provare tutte le cacio e pepe di Roma, proprio da uno dei quartieri simbolo della capitale. E oh, c'è andata di lusso. Tocca fa la classifica. E la classifica è una cosa sempre triste, soprattutto nei video in cui alla fine abbiamo mangiato bene dovunque. Però se proprio dobbiamo dirlo, all'ultimo posto, partendo dall'ultimo posto, olio, da olio. Ma c'è olio. Lo metterei, perché buona sì, ma a quantità viene battuta da La Villetta, che lo supera di un posto e va sul podio. Terzo su quarto, non è che sia... Stai sminuendo il podio? No, il podio di Prat, quello famosissimo in tutti i tempi. Cioè, Gambero Rosso me lava a casa la domenica. Sì, esatto. Ma stai scherzando? C'è Chef Rubio che mi viene riuscito tutti i giorni, sì. Ce l'ho intasato. Mo però, se la Villetta supera in quantità olio, mo parla la qualità. E io per la qualità c'ho una bella lotta tra il primo e il secondo posto, tra Felice e Flavio. Stavamo a discutere animatamente con Francesco. In realtà è un pari merito, ma la soggettività la prende il sopravvento, come in tutte le cose, no? Quindi il primo posto è Felice. Flavio. Esatto. Come Flavio, scusa? Felice abbiamo secondo detto. Secondo me è Flavio. Ma per me è Felice, minchia, era buonissimo. Raga, l'importante è che te li vai a scoprire e poi decidi. Però Flavio, Felice. Ma Felice è gentilissimo. Sono due cose bellissime. La signora Patrizia. La signora Patrizia, poi Flavio. Il posto era buonissimo. Perché Flavio, cioè... proprio tu non l'hai visto, non lo conosci. Ma Flavio proprio come persona, Flavio. Quindi in realtà entrambi, il primo e il secondo posto, sono veramente un miscuglione e minestrone a pari merito. Ma oh, l'importante è che te li vai a provare. Era una cacio e pepe bella, cremosa, saporita, sapeva di cacio, sapeva di pepe. Flavio o Felice? No, io sono vedi, avresti voluto rischiare tutti e due. Menzione speciale forse alla Villetta per la quantità a prezzo. Costa, forse è la più costosa, però ti arriva regà, ci mangiare davvero in tre. Ah beh, però in due persone ci mangiano, cioè. Due persone affamate ci mangiano. Assolutamente. Fanno un buon primo. Ti ricordo ancora, con 10.000 like facciamo la stessa cosa con la Amatriciano Gricia, riprende i commenti, scrivimelo te. Noi ti salutiamo, ti ringraziamo, ti diamo un abbraccio un sacco forte, ma proprio forte, eh. E ci vediamo al prossimo video. Ti voglio bene. Bella zia.